Esordio sulla panchina della Valle del Giovenco per Emidio Oddi, subentrato in settimana ad Orazio di Loreto, costretto all'abbandono per motivi di lavoro. Dinanzi alla corazzata marsicana, reduce dalla prima sconfitta stagionale subita la scorsa settimana da Tessa, il Vestina Penna, formazione che finora ha raccimolato solamente 7 punti. Già in avvio di gara si nota un cambiamento tattico nelle file della Valle del Giovenco. Sul terreno di gioco si può notare chiaramente un 4-3-3 con Cavazzi alto sulla destra che affianca il duo Aureli Arcamone. E i frutti si vedono subito. Al quinto minuto Occhiuzzi raggiunge il fondo e crossa per Aureli. L'attaccante si libera degli avversari e di testa batte inesorabilmente Di Noscia. Il Vestina sente il colpo e stenta a rialzarsi. Al decimo Arcamone per poco non approfitta di un errato passaggio arretrato. E al sedicesimo gli uomini di Oddi raddoppiano. Il gol è la fotocopia del primo, con Occhiuzzi bravo a calibrare il traversone e Aureli a farsi trovare pronto all'appuntamento. Decimo gol in campionato per l'Ariete marsicana. La differenza tra le contendenti si fa evidente e la gara diventa un monologo dei padroni di casa. Al diciottesimo Cavazzi serve Aureli che va ancora in gol, rete però annullata per un dubbio fuorigioco. Gli ospiti si fanno vivi dalle parti di Meo solo al 33esimo con Di Giandomenico. L'estremo di casa sventa con qualche affanno. 45esimo, Aureli fila via sul filo del fuorigioco. Cross perfetto per Arcamone che schiaccia di testa ed insacca per il 3-0. Partita in ghiaccio. Ad inizio ripresa Mister Leone manda in campo Del Trecco per Agresta, mentre nel primo tempo già aveva inserito Marà al posto di Ferri nella speranza di raddrizzare la partita. Ma la Valle del Giovenco non si scompone e al settimo Cavazzi fa tutto bene e serve Arcamone. Tiro contrato, poi Cavazzi conclude debolmente tra le braccia di Di Noscia. Ancora Cavazzi al nono, raccoglie l'Arcamone e tira, fuori di pochissimo, sfortunata la giovane ala marsicana. E al 19esimo però arriva il 4-0. Arcamone approfitta di un'ingenuità difensiva, salta Di Noscia e sigla la sua doppietta personale, da posizione defilata. A questo punto gli 11 di Oddi cominciano a fare accademia, con il Vestina incapace di organizzare una qualsiasi manovra offensiva. 4-0 il finale, con Oddi che può ritenersi estremamente soddisfatto per il suo esordio alla guida dei gialloverdi.